Dicono che il debito è colpa di chi ci ha preceduto. Così, per capirne le responsabilità, dobbiamo andare indietro. E poi ancora indietro. E poi ancora indietro. E poi ancora indietro. Fino proprio alle origini. Ma che dite, l'età della pietra può bastare? Salve a tutti, amici. Quindi, come avete visto, davvero, cioè, non sappiamo più in questi giorni, ma in questi mesi, cosa dirvi ancora? Vi abbiamo mostrato che ci sono bollette dell'Enel non pagate, bollette dell'acqua non pagate, dipendenti comunali non pagati, dipendenti dei rifiuti non pagati, discariche non pagate. C'è di tutto non pagato. Ci sono ritardi, c'è veramente l'infinito. Cosa ancora più dobbiamo dimostrare? Cosa ancora dobbiamo dire? E loro, io con questo video veramente breve voglio dirvi due cose, una rivolta più che altro agli amministratori e una ai cittadini. Agli amministratori, dopo tutto questo che vi ho elencato, quando vengono da voi cittadini e dicono soltanto che noi siamo allarmisti, che noi vogliamo soltanto creare casino e tutto il resto, vi prego, abbracciateli, ma abbracciateli con dolcezza, perché loro sono in difficoltà, si stanno cagando addosso, hanno paura di perdere le poltrone. Abbracciateli e molto dolcemente vi avvicinate ad un orecchio e gli dite, uno piccolo, ma proprio piccolo piccolo, fatemelo dire perché mi devo sfogare, piccolo, un piccolo vaffanculo, glielo dovete dire proprio dentro l'orecchio, piano piano, e poi li lasciate andare dolcemente, ma proprio tranquillamente, perché tanto andranno via e scompariranno. E a voi cittadini dico davvero, ma che cosa ancora vi devono fare? Cosa ancora devono combinare ad Andria per mandarli via? Per mandarli via, perché io vi voglio premiare per il fatto che avete avuto il coraggio ancora di guardare l'ennesima volta un mio video e vi lancio questa piccola scommessa, perché è una promessa, vedrete. Sono le 20:34 del 15 giugno. Entro 2-3 mesi fingeranno al comune di litigare, succederà qualcosa e se ne andranno. Se ne andranno, sapete perché? Perché qualcuno si deve candidare per Roma, se ne deve scappare. E qualcun altro dovrà parcheggiarsi per qualche mese e far finta di essere nuovo quando ricomparirà di nuovo alle prossime elezioni politiche, alle comunali anzi. Allora, quando si ripresenteranno di nuovo, ricordatevi di tutto questo, perché tutto questo lo pagheremo per anni, per anni. Ci vorranno delle cure molto forti che soltanto noi vi possiamo dare, ve lo dico chiaramente, perché noi vogliamo governare ad Andria e prenderci le responsabilità. E quando vi dicono che i debiti erano passati, vi stanno prendendo ulteriormente in giro, perché quando state a casa, se avete un debito passato, mica andate a mangiare e festeggiare, invece no, qui si continua ad avere debiti passati, a fare i debiti adesso, e nel frattempo si spendono soldi per le peggiori marchette, si fanno patrocini a destra, 1000 euro di qua, 2000 di là, 3000 di là. Se davvero questo non vi basta ancora, cioè non so cosa ancora vi devono fare. Una piccolissima cosa, proprio lo dico a bassa voce, cioè sono addirittura arrivati a chiedere il 5 per 1000 ai cittadini, il 5 per 1000 che generalmente deve andare alle associazioni benefiche, loro lo chiedono per il comune, il 5 per 1000, cioè ma vi rendete conto come è messo il nostro comune? E poi io non devo dire le parolacce, ma per favore. Ciao Andriesi. Dicono che il debito è colpa di chi ci ha preceduto. Così, per capirne le responsabilità, dobbiamo andare indietro.